Lunedì 1 agosto, pronti per dare il via ad una nuova settimana in compagnia di 8 mattina estate. Oggi parleremo dei giardini della Minerva tra storia, scienza e turismo. Ne parleremo con il direttore dei giardini Luciano Mauro, buongiorno. Buongiorno. Con Giampaolo Marziano, vicepresidente Associazione Culturale Nemus. Buongiorno. Buongiorno. E con il presidente dell'Associazione Erchemperto, Paola Vallitutti. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Come sempre il vostro contributo rispetto ai temi affrontati in studio, con le interviste in diretta realizzate dal Viale di Salerno per noi da Alexandra. Buongiorno Ale. Buongiorno Imma e buon inizio settimana a tutti. Un saluto anche ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori, amici di 8 mattina estate. Anche questa mattina dal Corso Vittorio Emanuele cercheremo di ascoltare i pareri delle persone in merito ai temi affrontati in studio. In attesa però di sentirli, la linea a te. Grazie ad Alexandra che, come abbiamo sentito in anteprima, ha già notato la presenza di molti turisti, ma come ho detto voglio chiedere direttamente a chi quotidianamente ha a che fare con i turisti che visitano il giardino qual è il riscontro di quest'anno. Ormai siamo a stagione ampiamente inoltrata, ad oggi quali sono state le visite? Allora, il giardino sta andando veramente abbastanza bene. Abbiamo la sensazione che ci sia una significativa presenza di turisti e turisti stranieri. Io lo verifico perché i turisti ci lasciano, le persone che vengono a visitare il giardino ci lasciano dei messaggi anche, quindi abbiamo una sorta di verifica della qualità della presenza. E devo dire che sono principalmente turisti stranieri, anche italiani intesi insomma un pochettino del nord, ma quindi il nostro trend è in crescita, nel senso rispetto all'anno scorso che avevamo 22.000 visitatori, abbiamo avuto 22.000 visitatori, se portiamo ad agosto e vediamo e proiettiamo un pochettino al dicembre quello che è stato l'andamento fino ad agosto, probabilmente arriveremo a 24.000 visitatori, quindi c'è stato un ulteriore incremento di presenza. Una proiezione che possiamo dire lascia immaginare un bilancio più che positivo per l'estate, sì, 2016. Sì, io direi di sì. È chiaro che il giardino è particolare. Il giardino, noi abbiamo una fortuna. Se guardiamo gli altri orti botanici in Italia, per esempio, sono degli orti che sono eminentemente dei luoghi scientifici. Noi viviamo a cavallo tra questa qualità scientifica del giardino, quindi 300 specie vegetali, tutte collegate alla scuola medica salernitana, questa grande tradizione che viene lì rappresentata, e poi anche il fatto che, e questo lo leggiamo dai commenti che ci fanno i turisti, che quando vengono in questo giardino hanno la percezione di un paesaggio particolare, di un giardino molto gradevole. Quindi noi siamo a cavallo tra una qualità di giardino storico bello da vedere e un luogo scientifico dove poter imparare qualche cosa. Questa è una cosa che a noi ci aiuta moltissimo e noi ovviamente su questo stiamo spingendo molto affinché ciò si renda sempre più forte, questo effetto, questo mix, questa miscela molto adeguata tra le bellezze naturali, le bellezze paesaggistiche e la storia che lì è rappresentata. Insomma. Una storia di cui a breve parleremo. Lei da questo salotto ha annunciato un'importante novità, tant'è il motivo per cui abbiamo deciso oggi di dedicare almeno la prima parte di questa puntata proprio ai giardini. A breve, parliamo tra due settimane, ci saranno le aperture anche notturne, ci saranno dei percorsi particolari, come sempre questo binomio vincente di non solo bellezza, non solo luoghi da scoprire. Sì, l'anno scorso noi ci siamo organizzati con dei concerti che sono stati fatti durante le serate d'agosto. Quest'anno noi intendiamo invece dedicarci un pochettino più all'aspetto specifico del giardino, quindi siamo un orto botanico e quindi faremo delle serate che hanno un legame fortissimo con la presenza delle piante all'interno del giardino. Quindi è vero che il giardino è piacere, per esempio a Villa Rufolo si fanno dei concerti molto belli ed è un giardino. Noi però riteniamo che sia molto importante, essendo sempre noi un orto botanico e collegato alla scuola medica salernitana, raccontare più cose che hanno a che fare con le piante. Ora non le voglio proprio anticipare tutto, però io, come dire, forse la piccola sorpresa è che probabilmente al giardino faremo anche suonare le piante, quindi questo però la lancio lì, però vedremo, sì, poi dopo. Però fermi tutti, ecco. A questo punto, perché lei non mi vuole anticipare nulla e poi a breve scopriamo come. Alexandra ha già un ospite, allora chiediamo alla nostra ospite con Alexandra come trascorre quest'estate, se è già stata in vacanza. A te la linea, Ale. Sì, ma sono qui con la signora Clara, alla quale mi rivolgo subito chiedendo: siamo in piena estate, oggi 1 agosto, giornata caldissima, dove va quest'anno in vacanza? Sardegna. Già prenotato? Esattamente, andiamo
Olbia. Quindi posto di mare assolutamente, sì. Spiaggia, caldo, abbronzatura. Certo. Però rispetto alla classica vacanza estiva, quindi quella di mare, di tuffi e di sole, amate anche magari visitare le attrazioni culturali del posto, della città o del paese che visitate? Senz'altro, senz'altro. È bello visitare, informarsi, capire un po' quello che c'è. Quindi conoscere in qualche modo e avvicinarsi al posto e alla realtà. Sì, senz'altro. Grazie mille signora. Imma, in attesa di ascoltare qualcun altro, se non ci sono domande da studio, ripasso la linea allo studio. No, altre domande non ci sono, ma assolutamente ringrazio Alexandra perché l'intervento della signora confermava quello che diceva prima, quindi che il turista cerca sempre luoghi da scoprire, all'attenzione è attento anche ai luoghi culturali dei luoghi che visita, ma direttore non mi sono dimenticata di quello che ha detto poco fa. Sì. Come suoneranno queste piante? Allora, questa io non voglio anticipare. L'ho lanciata e quindi lo devo dire per forza. Allora ci sta un'attività che è stata fatta da qualche anno da un gruppo di ricercatori, biologi, che hanno sede a Torino e loro hanno verificato che collegando praticamente degli elettrodi alle radici e alle foglie delle piante, il differenziale elettrico che si crea è un discorso un po' scientifico-tecnico, però sostanzialmente cerco di semplificarlo, cioè il differenziale elettrico che si crea tra foglie e radici genera, questo differenziale può generare anche l'emissione di alcuni suoni, cioè attraverso degli strumenti che trasformano questo differenziale di elettricità in onde sonore, noi abbiamo la possibilità di ascoltare un messaggio sonoro che proviene dalla pianta. La cosa interessante è che questo messaggio sonoro non è un messaggio sonoro casuale. Uno potrebbe immaginare che questo differenziale elettrico generi caos, generi rumori strani, rumori. Invece pare che questi suoni che vengono trasformati, cioè questi differenziali elettrici che vengono trasformati in suoni, siano, diciamo, abbiano una certa quale, io la definirei eufonia, cioè un certo quale gradevolezza nella modulazione del suono. E allora questo è, non domandandoci troppe cose, questo è una interessante piccola sperimentazione che in un orto botanico credo vada fatta. E quindi assolutamente è una bella novità che possiamo perfetto. Annunciare. Io ho detto 2 settimane, sono stata generica per lasciare che fosse lei a dare la data di partenza. Ecco, la data io non gliela posso dare per certo, però gliela comunicherò appena noi avremo la certezza, diciamo, di questa data. Sarà nel mese di agosto, verso la fine del mese di agosto. Quindi... E Paola poi ci spiegherà in che modo riuscirete a spiegare questo percorso ai bambini, ma sui bambini voglio parlare tra pochissimo, perché chi si occupa delle piante officinali si occupa della tisaneria è Giampaolo Marziano come prima. Assolutamente, sì. Sempre Marziano. E io faccio parte dell'associazione culturale Nemus che gestisce la tisaneria comunale e l'associazione si è costituita nel 2002 in seguito a un progetto del comune di Salerno, Urban, promotore del Giardino dei Semplici, e da quel momento in poi abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione nel 2004 con il Giardino della Minerva, Luciano Mauro e con Paola Vallitutti. E ci siamo occupati espressamente di valorizzare le piante che erano al giardino attraverso la produzione di bevande che non avessero scopo medicamentoso, ma esclusivamente uno scopo degustativo, quindi educare le persone a conoscere l'aroma menta, liquirizia, rosmarino, le classiche. Qual è il riscontro? Buono, perché abbiamo eliminato ad esempio bevande, o meglio non abbiamo mai inserito il caffè o il tè, quindi bevande conosciute, e abbiamo strutturato delle preparazioni gradevoli senza l'utilizzo dello zucchero, e sia stranieri che italiani, gli stranieri vabbè sono più abituati all'utilizzo delle piante, delle tisane, hanno apprezzato. Si ritiene che gli italiani siano meno abituati? Centro nord sono abituati a considerare la tisana come una bevanda d'accompagnamento. Dalle nostre parti, centro-sud è più intesa come medicina, anche se diciamo che i vegani. Ed è questo il percorso che proponete, no? Sì.
Questo per quanto riguarda gli adulti e la ordinaria amministrazione della disaneria. Poi per quanto riguarda invece le scuole, proponiamo dei percorsi di botanica sensoriale che quindi hanno lo scopo di far sentire l'aroma, il gusto e far capire un poco perché la pianta produce quelle sostanze e che scopo hanno nella biologia stessa della pianta. E i bambini come percepiscono le vostre indicazioni? In che modo partecipano? La cosa più divertente è che non sono abituati a mangiare una pianta spontanea. Questo lo facciamo di solito utilizzando il finocchio marino, utilizzando le piante aromatiche per far capire che l'olio essenziale pizzica sulla lingua perché è una strategia di difesa che la pianta ha. E di questo rimangono piacevolmente colpiti perché è un'esperienza diretta con l'oggetto della conoscenza piuttosto che invece descrivere qualcosa che poi sì, si può vedere ma se non viene toccato e quindi poi l'atto finale è ingerito, quella l'informazione non viene memorizzata nella maniera adeguata, invece coinvolgendo la mente, i sensi e quindi poi l'esperienza. Mi racconta un episodio particolare, una domanda curiosa che le hanno fatto i bambini quando ha detto guardate poi questa pianta potete anche mangiarla? Curioso no, però stranamente sia che la pianta sia piccante sia che la pianta sia amara poi tutti quanti finiscono con la dire è buona entusiasmati dal. Quindi l'importante è educare i bambini a sì. Questo percorso perché poi la percezione è più che positiva anche il loro messaggio la disponibilità a partecipare ai percorsi. Sì, perché bisogna fornire lo strumento per interpretare la natura, cioè non danno delle nozioni ma allargando la sfera conoscitiva a 360 gradi in maniera tale che poi sono in grado di costruire un'esperienza diretta della natura in genere e quindi è quella là che poi pone le basi per un futuro. Poi ci racconterà anche i bambini che invece visitano il giardino con i genitori che vengono in famiglia, che reazioni hanno, però io ho detto parleremo a breve dell'attenzione che il giardino ha per i bambini perché c'è Paola che si occupa anche dei pannelli didattici per l'infanzia al giardino per imparare giocando, questo è il vostro obiettivo? Sì. Noi in realtà imparare giocando è un po' l'obiettivo che applichiamo a tutte le attività di Archi Amperto. Noi siamo un'associazione di archeologi e storici dell'arte e abbiamo notato che la visita guidata in generale risulta pesante per i bambini, per cui noi abbiamo tutta una serie di accorgimenti come il taccuino che facciamo un po' in tutte le visite, cioè li facciamo disegnare come se fossero dei viaggiatori del Settecento, quindi gli facciamo posare macchina fotografica, forniamo noi dei piccoli format che utilizzano e stesso vale per il giardino, cioè abbiamo creato questi pannelli che hanno dei colori, delle forme e un testo che sia amichevole e che non sia respingente verso il bambino, quindi per coinvolgerlo, perché altrimenti la visita guidata sui piccoli, per quanto sia semplificata, è una mezza tortura, cioè perché loro la subiscono, invece noi cerchiamo sempre di coinvolgerli in maniera attiva, ma ripeto, al giardino, per la visita a Salerno, se andiamo a Pompei, se andiamo a Pestum. Possiamo dire questo è proprio l'obiettivo dell'associazione sì, è la metodologia che applichiamo ai piccoli, per far sì che siano protagonisti della visita e che alla fine giocando imparino. Noi di questo proprio parliamo questa mattina, di come i beni culturali possano rappresentare un importante attrattore per il turismo del territorio. I percorsi didattici promossi però dall'associazione per i bambini dimostrano che in fondo sì, da piccoli si può avviare un percorso che educhi proprio le nuove generazioni ad apprezzare la cultura, a conoscerla. Lei è la curatrice, io voglio precisare che proprio l'archeologa Paola Vallitutti è la curatrice dei testi, insieme alla disegnatrice Simone Ambassano avete ideato l'area didattica dedicata ai bambini. Sì, noi in realtà avevamo anche
li abbiamo fatti per tutta Salerno questi pannelli, che però i soliti vandali hanno proprio ce li hanno devastati. Se ne è salvato uno al Teatro Verdi, usando un'altra mascotte avevamo raccontato la storia di tutti i monumenti salernitani, usando la leonessa che è davanti al portale del Duomo, però non sappiamo quale fosse, insomma, qual è il problema di questi pannelli, che sono stati incendiati, strappati, divelti. Un peccato, perché era un percorso che collegava tutti i monumenti cittadini. Forse anche questo è il motivo del vostro impegno con i più piccoli, far sì, sì che diventino, non diventino, siano già educati, diciamo, al rispetto dei beni culturali, ne conoscano il valore e ne sappiano quello che rappresentano per la città che ha la fortuna di custodirli. Certamente, cioè noi cerchiamo di recuperare proprio questo senso di appartenenza e vogliamo che loro recuperino le origini proprio, le radici, in maniera tale da non sfregiare più, come è successo qualche anno fa ad esempio il muro dell'arcivescovato, perché se loro sconoscono la storia è probabile che poi non ci vadano a scrivere. Ed il giardino è nato anche sostanzialmente per questo, cioè il giardino ha una funzione, cioè oggi noi lo viviamo e percepiamo, quello che dicevamo prima, lo viviamo e percepiamo come una, ecco esatto, queste immagini danno rappresentatività alla, come dire, alla particolarità di un giardino che è anche molto bello, diciamo tra virgolette, con questi viali ben organizzati. E questa qua è un'immagine di qualche anno fa, per la verità, ora è molto più ricco di specie vegetali. Noi abbiamo una crescita nel giardino, cioè ormai sono 300 specie vegetali che sono presenti all'interno. Ecco, io dico sempre questo, il giardino è un ottimo strumento per, non solo per fare attività turistica, ma per fare attività didattica, cioè è lo scopo primo della nostra attività lì. E il nostro sogno, e ora così la lancio lì, insomma, questa cosa, e il nostro sogno è che noi abbiamo un tracciato che è perpendicolare alla città di Salerno. Noi abbiamo sempre vissuto questa città di Salerno, ecco, questa è una bella immagine che dà proprio esattamente il senso di quello che io ora sto dicendo. Noi abbiamo una città di Salerno che si è sempre immaginata parallela al mare, ed è vero che è molto bella la villa comunale che continua con il lungomare, eccetera, ma noi dobbiamo pensare che la vera storia di Salerno è perpendicolare al mare e sale verso il castello. Cioè noi abbiamo degli episodi importantissimi, le immagini soltanto che partendo dal porto abbiamo la villa comunale, il Teatro Verdi, poi saliamo sopra, passiamo per San Pietro a Corte e poi andiamo verso il... Ecco, io vorrei chiederle con l'aiuto delle immagini di illustrarci in che modo immagina questo percorso, però tra poco, perché Alessandra ha un altro ospite. Allora Alessandra, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di come trascorrono i cittadini quest'estate, di cosa fanno. A te la linea. Ragazzi. Ale, ti sentiamo, sei in linea. Non ci sentiva Alessandra, ma io l'ho vista con un ospite, quindi chiedo a Mario Ferdinandi in regia, non appena è possibile ripristinare il collegamento con la nostra Alessandra, le diamo la linea. Intanto continuiamo a parlare del percorso. Sì. Era questo il nostro sogno. Allora, quando noi costituimmo il giardino sapevamo che essere all'interno di un asse molto importante, che è quest'asse perpendicolare che arriva fino al castello. Allora, il nostro obiettivo, cioè non saremo più, saremo tranquilli fin quando non avremo creato questo rapporto importantissimo che lega la città nuova, quindi la base della città di Salerno, quindi la città costiera, quella che è legata al mare, con la parte alta di Salerno. Noi abbiamo in questo tracciato ideale che va appunto verso l'alto, abbiamo degli episodi importantissimi della città. Allora, questa cosa non è soltanto un modo per dire guarda quanto siamo belli, quanto siamo importanti, che ci sono tanti luoghi, tanti monumenti da visitare, è anche essenziale per il turismo salernitano, cioè voglio dire per i visitatori che scendono da una nave diciamo nella nuova stazione marittima di Zahid Hid, si potrà risalire la città fino a sopra, fino al castello, e in questo percorso trovare
esempi e musei e monumenti di importanza straordinaria, e quindi vi dicevo la Villa Comunale, il Teatro Verdi, San Pietro a Corte, il Giardino della Minerva, diciamo tutta la fascia conventuale, e poi il Parco del Castello e poi infine il Castello. E quindi... Ecco, io voglio capire se siamo pronti a ripristinare il collegamento. Alessandra, se mi senti, a te sì. La linea. Sì, ma ti sento, sono qui con il signor Tonino, al quale mi rivolgo subito chiedendo: siamo in pieno estate, oggi 1° agosto, giornata caldissima e molto molto bella. Volevo chiederle, lei ha fatto già le vacanze o le farà, ed eventualmente dove andrà in vacanza quest'anno? Io sono stato in vacanza qualche giorno a Santa Maria di Castellabate nel Cilento e sono stato benissimo, pur essendo di Ponte Cagnano, una città limitrofa a Salerno, però anche Salerno la vivo quotidianamente e ci sto bene, perché anche qui ci sono occasioni di riempire il tempo libero di cultura, di svaghi, e ci sono tante eccellenze tra le quali il Giardino della Minerva. Benissimo, parliamo proprio di quello, quindi lei ha colto in pieno, diciamo, il nostro argomento dello studio di questa mattina. Parliamo di vacanza, ma parliamo anche del visitare i posti e le attrazioni culturali delle città o dei paesi in cui viviamo. Lei ha nominato i Giardini della Minerva, suppongo che a questo punto li ha visitati e li conosce. Benissimo, sono un posto straordinario, oltre a tante, diciamo, a tanti fiori, a tante piantagioni che ci sono, mi riferisco agli odori in generale. Poi c'è anche la possibilità di godere del Golfo di Salerno, di guardare il mare, perché per me il mare è fondamentale per quanto riguarda le mie esigenze culturali. Sarò in questa parte alta di Salerno, per chi volesse un poco dimagrire, ci sono tante scale che ti portano su, sempre più su, e si guarda Salerno, che è una città straordinaria. E poi, se non sbaglio, c'è anche l'Orto Botanico, che è qualcosa di straordinario, che ci riporta a Eraclito, alla natura, che rimane una cosa fondamentale perché non apprezziamo la natura. Quindi lei, la vacanza, che praticamente non è altro che, se guardiamo, sì, mi chiedo scusa che la interrompo, ci inquadriamo meglio. Lei, quindi, dicevo, per quanto riguarda vacanza, che non è altro che tempo libero poi fondamentalmente, ama riempirlo non soltanto andando al mare, quindi sfruttando per così dire il sole, ama quindi anche viaggiare nella cultura, certo, di ogni posto. Per me la vacanza deve avere una sostanza, una base introspettiva, cioè è un momento di riflessione, di cultura, di pensare al bello, ai beni comuni, ai nostri beni culturali ed ambientali, che sono straordinari, perché poi il Giardino della Minerva ci fa guardare dall'altra parte il Cilento, Pestum, con una storia grandiosa, Parmenide, Ascea, Acciaroli e la costiera amalfitana, che è bellissima. Quindi Salerno si trova al centro, è già centro della cultura, del turismo, e i Giardini della Minerva sono l'espressione più autentica, insieme alla storia medica salernitana, ma tutta il centro storico di Salerno, però è al centro della meravigliosa costa amalfitana, che è straordinaria, e del Cilento. Quindi viva Salerno, e speriamo che vengano in tanti a Salerno, soprattutto non solo per consumare, ma per osservare, per gustare, per vivere la storia di Salerno, perché noi senza storia non andremo da nessuna parte. E il turismo è un'occasione di integrazione, di socialità, e anche è un deterrente rispetto alla paura e alle fobie che abbiamo di una società che volge troppo al consumo ma poco alla riflessione sulla natura, sull'ambiente e sui beni e sulla cultura. Quindi molta cultura, arte, teatro, pittura, poesia, libri da leggere, perché dovremmo togliere un poco di polvere dai libri e pensare meno alle televisioni di consumo, ai beni effimeri, a questo consumismo smodato che non ci porta da nessuna parte. Io la ringrazio. Ringrazio io lei. E approfitto per salutare tutti i dipendenti e dirigenti del Giardino della Minerva, e un saluto al sindaco Enzo Napoli, il quale si appresta a governare Salerno, che è una città complessa, ma penso che il sindaco di Salerno e la classe dirigente di Salerno saprà riflettere per cambiare modo di intendere e di fare il sociale e la politica. E faccio tanti auguri a quelli che verranno a Salerno e alla vostra emittente, e la ringrazio
Grazie a lei, grazie a lei, molto preparato e naturalmente ha dato sbocco e ha dato spunto sicuramente in studio ad argomentare poi eventualmente altri argomenti, scusatemi la ripetizione. Sì, ma dimmi. Hai detto al nostro ospite che parliamo dei giardini della Minerva, vuoi confermare che qui abbiamo il direttore, chi costantemente si occupa dei giardini, quindi puoi dire questo anche. Posso dire, scusami, ti ho sentito male, se puoi ripetere. Abbiamo in studio proprio il direttore, sì, dei giardini della Minerva, visto che abbiamo avuto la fortuna di trovare un ospite che conoscesse bene i giardini e che ne promuovesse proprio l'importanza, quindi salutano altrettanto per sì, ringraziano. La ringraziano dallo studio perché abbiamo, come le dicevo, proprio gli esponenti, quindi i rappresentanti, c'è il direttore proprio dei giardini della Minerva, quindi la salutano e la ringraziano, certo, per la sua preparazione poi e per il suo intervento. Il turista deve essere curioso a capire proprio la città che va a visitare, il paese che va a visitare, non soltanto per la costiera, così come ha detto anche il signore, non soltanto per il mare, ma soprattutto per tanti beni culturali che noi troviamo qui a Salerno. In attesa, Imma, però, di sentire qualcun altro, io ripasso la linea allo studio. E allora io ringrazio Alexandra, possiamo dire simpaticamente che vi siete domandati, è una coincidenza, però conferma che se lo scorso anno avete avuto 22.000 visite, quest'anno vi avviate, secondo le proiezioni, perché naturalmente la stagione ancora non è finita, a questo punto ci sono i presupposti affinché la vostra proiezione sia sbagliata in difetto, magari sono anche più speriamo, di 24.000 speriamo, visite, certo. La conferma che basta girare per Salerno e conoscerlo. Ora il vostro obiettivo però non è solo quella di Salerno, ma naturalmente dicevate promuovere la cultura a 360 sì, gradi. Oltretutto noi abbiamo parlato di turismo, del turismo legato ai giardini della Minerva, ma ho detto è anche scienza. Esatto, e poi tra l'altro ora dobbiamo intendere un nuovo tipo di turista. Il turista non vuole soltanto il posto bello, vuole leggere attraverso questo luogo anche le tracce della storia. Noi lì non l'abbiamo detto, ma lì è passata la cosa più importante di Salerno, che è la scuola medica salernitana. Noi abbiamo certezza che il giardino della Minerva fu il luogo di Matteo Silvatio, che era questo terapeuta salernitano che visse tra XIII e XIV secolo, e lui lì fondò, e questa è la cosa, come dire, noi non la diciamo a sufficienza, ma fondò il primo esempio di orto botanico nel mondo. Quindi il turista che ormai sa, il turista, io parlo turista straniero, anche italiano, insomma, che viene a Salerno, sa ormai, per fortuna, che tra le grandi, i punti essenziali nella storia della botanica esiste anche il giardino della Minerva, perché in quel luogo si pensò a realizzare un giardino al servizio degli studenti della scuola medica salernitana per dare la possibilità a questi studenti di riconoscere le piante. Questo è il punto essenziale, cioè noi siamo lì a raccontare una storia che ha a che fare fortemente con la grande tradizione salernitana, la scuola medica salernitana, ma siamo anche, come dire, oltre la scuola medica salernitana, perché lì nasce l'idea di orto botanico moderno. Ricordiamolo allora a questo punto che a novembre del 1991 a Salerno, durante i lavori del simposio, perfetto, dal titolo Pensare il giardino, presentato il progetto per la realizzazione di un orto botanico da dedicare a Silvatico e al suo giardino. Esatto, quella era una sorta di utopia. Quando io mi ricordo che quando facemmo questo convegno, era un simposio, partecipò anche Paola, Paola portò in quell'occasione una importante relazione proprio che legava il giardino a Matteo Silvati, quindi fu un lavoro che fu fatto per quel simposio, e in quel simposio partecipava un mio caro amico che era Enrico Auletta, e con Enrico Auletta proponemmo, noi eravamo abbastanza, certamente io non avevo i capelli bianchi, insomma, cioè sono passato qualche anno, e in quell'occasione noi dicevamo, ma com'è possibile che Salerno, che ha questa immensa tradizione, cioè una tradizione che se si va a Londra piuttosto che a Tokyo ti conoscono perché sei della scuola medica Salerno e della scuola, è possibile che noi non abbiamo un luogo dove celebrare questi fasti della scuola? Allora il giardino, che era il luogo di Matteo Silvatico, un luogo tutto particolare collegato a questa grande tradizione, doveva essere per forza recuperato e restaurato. Quindi in qualche modo siete riusciti, era il 1991, sì, ad oggi possiamo dire che siete riusciti, ci abbiamo messo qualche anno in un più luogo che Paola
ride. Siete riusciti però nell'intento di avere un luogo che celebrasse la storia. Esatto, esatto. E per noi questa è la cosa importante, perché chi viene a stare un tempo, questo può sembrare banale dirlo, ma un tempo si veniva a Salerno e se si voleva vedere qualcosa della Scuola Medica Salernitana, dove andavi? Cioè, non c'era un luogo dove poter dire, bene, quando io vado, che so, a Bologna e voglio vedere, voglio rendermi conto di qual è la città universitaria, io so che ci sono dei punti, dei segni che legano la città universitaria alla città di Bologna. Invece a Salerno, voler cercare la Scuola Medica Salernitana non c'era nessun luogo. Possiamo dire che dimostra oltretutto che è l'esempio, no, di come in Campania è possibile fare un turismo di qualità. Può essere questa, perché naturalmente dicevamo, il vostro progetto, quello del 1991, ha avuto successo, avete dimostrato, certo, che è possibile avere un luogo che raccontasse la storia, che raccontasse il territorio, che ne evidenziasse i beni culturali. L'obiettivo, un obiettivo che adesso però cresce. Certo, cresce nel tempo. Deve crescere per forza. Io dico che le cose quando hanno un fondamento di sostanza, qual è appunto la storia della città di Salerno e la storia della Scuola Medica Salernitana, non si può fermare soltanto lì. Il giardino ormai ha avuto, diciamo, è arrivato a un punto importante, però secondo me questo punto importante è la base per poter evolvere verso questa idea molto più bella, molto più interessante dal mio punto di vista, che è quella di questo grande collegamento verso il castello. Il castello è un episodio importantissimo della, diciamo, della storia salernitana. È impensabile dal mio punto di vista. Possiamo che il castello dire, dovrà non essere sia questo collegato il prossimo step. Una curiosità, perché noi naturalmente, Giampaolo, abbiamo sentito il parere dei turisti intervistati a Salerno, quindi di italiani. Lei diceva ci sono tanti turisti che vengono al giardino, tanti quelli che già conoscono le erbe aromatiche, che non conoscono l'efficacia. Qual è il riscontro rispetto alla cultura del territorio? Chi viene al giardino è ben informato? Che domande le fa? Allora, per riallacciarmi a quello che diceva Luciano, molto spesso chiedono come arrivare al castello, ma è un'impresa impossibile, soprattutto il sabato e la domenica. Cosa... Quindi conferma che l'interesse c'è. Ma oltretutto c'è un interesse che poi si dirige in direzione del Cilento, tant'è vero che noi tra i prodotti che abbiamo in tisaneria ce ne sono diversi che richiamano il territorio proprio per dare delle ancore, cioè sia legate alla provenienza del prodotto, però anche legate poi al gusto. E la cosa strana è che la percezione nel tempo della nostra provincia si è andata espandendo, nel senso che prima si conosceva Napoli, poi sono arrivati a Salerno, adesso diciamo che le colonne d'Ercole sono a Pestum. Però cosa c'è dopo Pestum? La maggior parte dei turisti stranieri non lo sa. Possiamo dire un buon percorso è stato fatto, ancora tanto c'è da fare. Sicuramente in questo ci viene in aiuto l'impegno dell'associazione Erche Imperto, che si occupa proprio della promozione dei beni culturali. Noi prima ci siamo concentrati sull'impegno per i bambini. Qual è però il riscontro tra i turisti, i visitatori? Da voi ci sono sia bambini che vengono con le scuole anche per i percorsi didattici, famiglie, turisti stranieri? Sì, molti stranieri, ora soprattutto con la crisi che c'è nel Mediterraneo, siamo diciamo meta di... Insomma, io noto che è cresciuta moltissimo la presenza di turisti stranieri a Salerno, ma in Campania, ad esempio, gli spagnoli, siamo pieni di spagnoli, arrivano... su Napoli, essenzialmente queste navi spagnole, solo che partono dalla Spagna, piene di spagnoli e latinoamericani che vengono a visitare l'Italia. Quindi siamo oltre gli inglesi e tutte le altre nazionalità, quindi c'è moltissimo turismo straniero e c'è molto interesse per il nostro patrimonio e per i nostri beni culturali. Mi riferisco a questo punto a carattere regionale, ma ovviamente moltissimo anche a Salerno, e forse più degli italiani gli stranieri conoscono la storia della Scuola Medica Salernitana. Sì? Sì. Forse perché sono più preparati nel momento in cui affrontano un percorso. Direttore, abbiamo pochi minuti, secondo lei da cosa dipende?
Da cosa dipende? Io credo che intanto non dobbiamo sottovalutare questo fenomeno, cioè la scuola medica salernitana è stata un punto fondamentale, cioè un landmark, cioè un punto di svolta nelle conoscenze, cioè la medicina come è stata studiata a Salerno, poi dopo non è stata studiata in nessuna parte, a Salerno confluivano le grandi conoscenze arabe, le grandi conoscenze ebraiche, tutta la conoscenza antica confluiva a Salerno attraverso questi grandi studiosi e Salerno è stato un punto essenziale. Allora questa cosa è ben conosciuta in Europa e dato che oggi il turismo non è più il turismo caciarone, di quelli che si portano l'ombrellone e vanno al mare, voglio dire, con tutto il rispetto, ci mancherebbe. Quindi lei ritiene che conferma che un turismo sempre più differenziato, esigente. È sempre più differenziato e sempre più colto e tra virgolette sempre più esigente, cioè l'esigenza di un turismo, l'esigenza di essere turisti in Italia non è quella soltanto di prendere il sole, si viene in Italia, io ritengo molto modestamente, che si viene in Italia per scoprire quello che è il grande patrimonio culturale italiano e la scuola medica salernitana è un elemento cardine di questa grande storia. Quindi possiamo dirlo che a confermarlo non solo i numeri di cui abbiamo parlato in apertura, ma anche il riscontro che costantemente voi tutti avete parlando con i turisti, accompagnandoli nei percorsi didattici. Però sono in chiusura, le chiedo di essere telegrafico. Si può fare di più, ma lanciamo questo messaggio da questa trasmissione: si può fare di più, nel senso che io non mi accontento mai, io come piccolissimo granello di sabbia in questa cosa, si può fare di più. Salerno ha grandi possibilità, colleghiamo il castello con il mare, colleghiamo, creiamo questa traccia trasversale che parte dalla villa comunale, che parte dalla stazione Zadid e arriva fino al castello e vedrete quanti turisti in più apprezzeranno ancora di più la città. E allora noi ci lasciamo lanciando questo appello, io purtroppo devo chiudere, vi ringrazio tutti per essere stati con noi, per aver accettato il nostro invito, devo chiudere però perché devo dare la linea all'informazione, c'è un nuovo collegamento dal touchscreen col sito ottopagine.it per gli aggiornamenti. Torniamo subito dopo con la nostra rubrica dedicata a salute e benessere. Oggi parliamo di bambini, in particolare di come comportarsi con i bambini in spiaggia. Tutto questo dopo il TG. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con 8 mattina estate. Come vi ho anticipato prima del TG, è arrivato il momento dedicato alla salute e al benessere. Oggi parleremo del benessere dei più piccoli, in particolare di come comportarsi con bambini e neonati in spiaggia. Prima di presentarvi però il nostro ospite, chiedo a Mario Ferdinandi in regia la sigla di Informa. Per la rubrica Informa ad 8 mattina estate io ringrazio per aver accettato il nostro invito e saluto il dottor Edoardo De Fazio, pediatra, che naturalmente fa parte dell'Ordine dei Medici di Salerno. Certo. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Siamo qui per parlare di bambini questa mattina. Assolutamente, insieme al dottor De Fazio oggi cercheremo di informarvi su quelli che sono gli atteggiamenti più corretti da assumere in spiaggia per trascorrere serenamente le vacanze estive, ma con piccole attenzioni utili per i più piccoli. Ci sono innanzitutto bimbi in spiaggia, qual è la premessa da fare? Allora, bimbi in spiaggia bisogna andare la premessa è innanzitutto vedere gli orari in cui portare i bambini in spiaggia, perché a seconda delle fasce d'età potrebbero avere dei problemi con l'esposizione prolungata al sole. Quindi cercare in ogni caso, almeno i primi giorni delle vacanze, i primi orari della mattinata, dalle 8 fin verso le 11 e il pomeriggio dalle 4 in poi. Siccome le vacanze non sono più come una volta di un mese, a volte sono anche soltanto una settimana, può darsi che l'esposizione prolungata i primi giorni possa provocare dei danni e quindi già su questo bisognerebbe cominciare a parlare di prevenzione sia come esposizione che come orari. Come orari abbiamo già detto, accennato appunto orari non le ore centrali della giornata, preferibile la mattina presto, poi bisogna anche distinguere tra bambini più grandi e neonati. I bambini più grandi i primi giorni naturalmente protetti con protezioni solari con fattori 50,
da ripetere più volte durante la mattinata, specialmente se fanno spesso il bagno. E un'altra cosa che volevo aggiungere prima di riparare di altro, noi ci preoccupiamo molto della pelle e quindi i solari, l'esposizione in alcuni orari, però è importante anche proteggere gli occhi, cosa che purtroppo dalle nostre parti non avviene spesso, nel senso che gli occhiali da sole nei bambini non vengono utilizzati quasi mai, a meno che non siano bambini che portano gli occhiali per problemi di correzione della vista. Quindi un consiglio è di far indossare in spiaggia anche ai bambini gli occhiali da sole, perché proteggere gli occhi è importante tanto quanto proteggere la pelle. Certo, proteggere gli occhi e tra l'altro affidarsi a occhiali comprati dall'ottico, consigliati casomai anche dall'oculista, perché purtroppo molti genitori vedo sulle spiagge che comprano gli occhiali da questi... Non può bastare un cappellino? Il cappellino sicuramente servirà, però per gli occhi, per i raggi ultravioletti non basta, quindi sicuramente il cappellino, le protezioni, l'esposizione graduale durante il periodo di vacanza, però insomma il cappellino non serve per proteggere gli occhi. Per quanto riguarda l'esposizione al sole, la raccomandazione è anche che bisogna evitare le ustioni, perché le cosiddette scottature che vengono nella zona delle spalle sono quelle che poi col passare del tempo possono dare problemi. La formazione del melanoma capita spesso su queste lesioni prese da piccoli, quindi un discorso a lungo termine di prevenzione da fare già da bambini, perché in effetti si è visto che sulle ustioni delle spalle dei bambini spesso da adulti si formano delle patologie molto gravi. E per quanto riguarda le altre cose Lei ci teneva a parlare di prevenzione. A questo punto vorrei farle un'ulteriore domanda. Per gli adulti spesso, soprattutto quando la pelle è molto chiara, a volte è possibile fare qualche cura preventiva qualche giorno prima dell'esposizione solare. C'è qualche consiglio, qualche indicazione prima di andare a mare, un modo per aiutare i bambini? Lei sottolineava adesso a volte la vacanza è solo di una settimana, quindi limitarli per 3 giorni significa ridurre di molto. Sì, allora prevenzione purtroppo con i bambini non se ne può fare tanta. La prevenzione migliore è appunto l'esposizione in alcuni orari e l'applicazione di queste pomate protettive. Bisogna essere graduali in tutto nei bambini, quindi so che per gli adulti ci sono dei farmaci che si possono anche prendere, basterebbe anche mangiare più vitamine con, non so, pomodori, carote, che sicuramente fanno bene per mantenere la bronzatura, però come prevenzione dalle ustioni o da scottature estive l'unica cosa è l'applicazione di questi solari. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, riguardando anche un pochettino il discorso degli orari in cui devono andare i bambini a mare, bisogna cercare di fare un'alimentazione più ricca di frutta e verdura durante la giornata al mare e evitare dei cibi abbondanti, cioè di mangiare molto e cibi molto grassi o pasti molto abbondanti, perché poi c'è anche il pericolo che il bambino dopo mangiato si vuole tuffare subito in acqua e quindi potrebbe avere anche dei problemi digestivi. Ecco, parliamo proprio di questo, bagno dopo pranzo, quali sono le indicazioni da dare? Allora, pranzi molto leggeri, frugali, possibilmente più frutta e verdura, e se fanno un pranzo abbondante aspettare almeno 3 ore dopo il pasto. Tra l'altro, siccome bene o male sulla spiaggia si mangia dal mezzogiorno all'una, non prima delle 4 cercare di fare il bagno, anche perché nelle ore centrali, come abbiamo detto prima, è preferibile evitare l'esposizione prolungata al sole, a meno che non sono bambini più grandi, già abbronzati e che quindi possono stare anche nelle ore più grandi. Da che età intendiamo? Diciamo dei 10 anni, perché i piccolini sono sempre una fascia più protetta, perché... Quindi dai 10 anni in su si può essere un po' più elastici, sì, sì, ma sempre più elastici, con una grande attenzione. Per quanto riguarda l'esposizione al sole, per quanto riguarda l'alimentazione no, grandi o piccini è bene far passare almeno 2 ore, 2 ore e mezza da un pasto leggero, un pasto abbondante che è preferibile non fare e preferibile aumentare il tempo di digestione. Tornando per un secondo ai solari, quindi all'esposizione solare, lei prima ha parlato di una protezione 50 quasi totale, una protezione che preferisce utilizzare per tutto il tempo della vacanza, o si può gradualmente ridurre anche la protezione se fa bene far abbronzare, o è inutile? Quindi sì, la abbronzatura sicuramente fa bene, perché anche per i piccolini, ma non troppo piccoli, perché come diremo dopo è preferibile non esporre direttamente ai raggi solari. Però l'esposizione deve essere appunto graduale e
Mi sono distratto un attimo. Diciamo dell'esposizione del solare, che ah, sì, il solare, i primi sì, giorni allora, lei consigliava sì, una protezione molto 50. Alta. Allora, io le chiedevo se poi sì. nei giorni successivi, quindi dopo aver avuto tutte le attenzioni sì. di ridurre... Allora, però, mi scusi, sì. mi interrompo, perché abbiamo tanti bambini in collegamento con la mamma, in collegamento con la nostra Alexandra. Signora, vedo che lei ha la cuffietta, mi sente? Noi oggi parliamo di bimbi in spiaggia, quali sono le attenzioni, quindi anche se ha delle domande da fare al pediatra in studio. Sì, ma sono qui con la signora Daniela e con i suoi tre gemelli, quindi quale miglior persona da intervistare, insomma. Quindi le chiedo subito, quali sono le esigenze e come cambiano le esigenze della vacanza quando c'è la presenza dei bambini? Diciamo che cambia il concetto di vacanza, nel senso che magari prima non avendo i bambini si sceglievano dei luoghi insomma più ricercati, magari più mondani, adesso invece bisogna rispettare le esigenze dei bambini, per cui la mattina si va presto al mare, per cui la notte si va a dormire prima, quindi bisogna rispettare le fasce orarie insomma protette per l'esposizione diciamo al sole, per cui mi sono adeguata anche io a questi ritmi, ma non con tanta fatica in effetti, perché comunque il sole insomma tra virgolette buono è quello delle prime ore del mattino, quindi insomma questo, si scelgono dei luoghi che hanno comunque un minimo di servizi, anche se è abbastanza difficile insomma il concetto di accoglienza della famiglia in spiaggia, più o meno insomma si sta un po' adeguando i lidi con l'animazione insomma con un minimo di requisiti di accoglienza che ritengo siano le forme minime di civiltà insomma, e questo. Quindi lei come si comporta poi eventualmente con i bambini a mare, se poi come ha detto anche la conduttrice, la nostra Imma, se ha qualche domanda da rivolgere al dottore tranquillamente la può fare, ci sentono e quindi sentirà la risposta. Allora sicuramente ci sono due diverse scuole di pensiero, quelli che dicono che dopo il pranzo i bambini non possono fare il bagno, c'è chi invece dice che bisogna farlo e quindi immergersi in acqua con gradualità nel rispetto insomma della digestione. Volevo sapere il dottore insomma che ne pensa di questa cosa, è una forma di protezione o c'è una validità insomma di un fondamento? Allora, grazie alla signora, perché quello di cui parlavamo poco sì. fa, però giustamente la signora chiedeva, è una protezione o ci sono dei motivi precisi per cui effettivamente bisogna rispettare queste ore? Le ricordo che la signora ci continua ad ascoltare in collegamento, quindi può seguire la sua risposta. Sì, allora, innanzitutto i complimenti, perché ho visto che la signora è una persona molto attenta, visto che ha tre gemelli. Sì, in effetti non è una consuetudine il fatto di aspettare delle ore prima di far andare a mare i bambini. E come dicevo prima, dipende da cosa hanno mangiato, quanto hanno mangiato, e quindi in base a quello decidere di farli immergere gradualmente. Naturalmente, in periodo di agosto, che le acque sono più calde, sicuramente i rischi saranno minori rispetto al periodo di giugno o settembre, che l'acqua è più fredda. Però comunque è preferibile aspettare almeno un paio d'ore dopo un pasto medio, per essere quindi sicuri conferma che conferma la necessità cioè, sì, comunque sì. di aspettare cioè. Dopo il pasto almeno due anche tre ore sì, diceva prima, perché c'è qualcuno che li fa andare a mare direttamente dopo mangiato, però è un rischio. Perché... Ecco signora, allora ha sentito, il dottore confermava la necessità, secondo naturalmente secondo il dottor De Fazio comunque devono aspettare. Ma perché ci sono gli scontri generazionali su questo argomento, per cui ci sono cioè, la nonna che dice non farli andare in acqua prima delle classiche tre ore, invece insomma io sono, pur essendo cauta nelle mie cose, insomma so che i bambini se rimangono al mare, il che è anche difficile perché comunque li porto via anche prima, però insomma sono un po' più elastica, insomma mi fermo alle due ore ecco massimo. Ecco sì, dottore, si può fermare alle due ore, lei diceva in base a quello sì, che hanno mangiato, se la signora ci sente ancora, dottore, sì, può allora, ribadire. Il fatto delle ore è anche relativo appunto a cosa fanno, perché se i bambini giocano in spiaggia, come giusto che siano, prescindere dal fatto che dalle due alle tre sarebbe opportuno non farli stare sotto i raggi del sole, però se stanno sulla spiaggia un conto è farsi un tuffo e risalire, ma vicino alla riva, sotto gli occhi dei genitori oppure del bagnino, e un conto lasciarli liberi di fare il bagno anche al largo, perché potrebbe essere rischioso. Ecco, signora ci ha sentito. Quindi un po' di buon senso. Semplicemente salutarla. Sì, grazie dell'occasione e buon lavoro. Salve. Imma, grazie ai bambini.
I bambini sono qui in prima linea perché ci tenevano molto a salutare, quindi li inquadriamo proprio per poter fare un saluto. A chi lo vogliamo fare questo saluto, bimbi? Tutti quanti in coro? A chi vogliamo? A nessuno. A nessuno. Agli altri bimbi? Non so. A qualche persona che ci vede. Ok. Tu a chi vuoi salutare? A tutto il canale. Il canale TV 696. 696. Grazie, grazie Imma. Fantastica signora, complimenti. Non ha sentito, glielo dirò. In linea allo studio, Imma, ciao. Allora ringraziamo la signora, ringraziamo, sì, certo, i tre gemelli fantastici, certo, assolutamente, infatti. Abbiamo visto che però le donne anche molto giovani sono sempre molto preparate, le mamme molto rispetto attente, agli orari, certo, da rispettare, sì, sì, molto attenti. Poi cerchiamo insieme anche di sfatare qualche luogo comune, come diceva proprio la signora, perché poi tante volte c'è la nonna che ha un, certo, parere, c'è un, la signora parlava quasi di un confronto generazionale, anche se a volte bisogna dire che le nonne hanno sempre ragione perché si basano sull'esperienza vissuta, quindi a prescindere che ci sono delle novità, naturalmente col passare degli anni si notano alcune cose che prima andavano bene, adesso non vanno bene più. Io non so però se la signora ancora ci segue, ma assolutamente, quindi il messaggio del dottore, le nonne hanno quasi, cioè, sempre ragione. Sì, sì. Noi abbiamo ancora pochissimi minuti, sì, una sola domanda a Mario Montagna per i bambini. Allora, Mario Montagna, allora, noi abitiamo in un posto di mare, quindi sicuramente il mare fa bene, è più facilmente raggiungibile tutto, però ai bambini fa anche bene molto la montagna, non l'alta montagna fino a 800 metri, possibilmente non rimanere giusto un paio di giorni, almeno una settimana, in modo che si abbiano dei benefici da questa ossigenazione maggiore che si ha in montagna. In montagna naturalmente uno pensa che ci sia meno rischio di scottarsi, invece bisogna stare attenti perché più si sale, più i raggiunti paletti vengono assorbiti più facilmente dalla pelle, quindi la protezione va fatta anche in montagna. Dottore, noi abbiamo pochissimi minuti ancora per i neonati, sì, cosa cambia? Allora, cosa cambia? Cambia che le attenzioni devono essere ancora di più maggiori, quindi proprio le prime ore del mattino, evitare l'esposizione diretta al sole, quindi in penombra o sotto l'ombrellone, evitare appunto l'esposizione diretta al sole. E poi la raccomandazione che faccio sempre alle mamme, siccome quando si va al mare spesso si lascia la macchina non in un posto ombreggiato, evitare di rimettere il bambino piccolo in macchina se è stato molto tempo al sole, o farla rinfrescare un pochettino e poi spegnere l'aria condizionata durante il viaggio. E allora io la ringrazio, noi non siamo riusciti ad affrontare tutti gli argomenti, quindi in diretta la invito, certo, a tornare assolutamente. Grazie. La ringrazio intanto per la sua disponibilità, per i consigli che ha dato ai nostri telespettatori. Grazie a voi e alla prossima puntata. E adesso invece è arrivato il momento di viaggiare per la rubrica In viaggio con 8 mattina. Oggi con Giovanna Di Notte andiamo a Vitulano in provincia di Benevento per un evento tra arte, artigianato e storia, per il simposio della scultura. Giovanna Di Notte. Faremo insieme a voi un viaggio nell'arte della scultura. Siamo ai piedi del Monte Taburno a Vitulano per seguire insieme a voi un evento nell'evento, il simposio di scultura organizzato nell'ambito della manifestazione L'estate vitulanese. Scopriamolo insieme. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo, starci bene dentro. Sindaco, ormai Vitulano conosciuta per i suoi marmi grazie a questa manifestazione giunta alla sua terza edizione, giovani artisti provenienti da tutta Italia, questo è un onore per Vitulano. Sì, precisiamo che i marmi di Vitulano sono famosi a prescindere da noi, quindi molto prima che ci fossimo noi. E abbiamo cercato di recuperare questa tradizione e renderla funzionale a una prospettiva anche di sviluppo del territorio. La regione ci ha dato una mano finanziandoci il Museo del Marmo,
Per l'anno prossimo abbiamo proposto un'altra progettazione che riguarda sempre il marmo di Vitulano, con la realizzazione della Casa dello Scultore, che è un luogo permanente per ospitare gli scultori che verranno da fuori, e per creare un laboratorio fisso di scultura che si affianca al Museo del Marmo. Quindi tutta un'attività che cerca di mettere in rete risorse storiche, risorse architettoniche e risorse ambientali di cui questo territorio fortunatamente è ricco. Certo, il marmo, come lei diceva, è conosciuto già al di là delle manifestazioni, però queste sono fondamentali per dare risalto a questo territorio. Ci sarà anche un seguito, giusto? Sì, come tutte le cose in questo tempo, quello che non è pubblicizzato non esiste, quello che non appare non esiste. Il marmo di Vitulano ha una storia lunghissima, millenaria, fu il marmo preferito da Vanvitelli per la realizzazione delle sue opere, presente al Cremlino a Mosca, alla Reggia di Portici, al Palazzo Reale di Napoli. La Reggia di Caserta è impreziosita nella scala monumentale dal marmo di Vitulano, quindi una storia grandissima e lunghissima. Oggi questo marmo era andato nel dimenticatoio, e questo è un modo per far rivivere la tradizione e per creare un percorso anche turistico che si muove su questi binari del marmo, delle bellezze paesaggistiche, dell'enogastronomia e di tutti i prodotti di eccellenza di cui è ricca questa zona, la Valle Vitulanese, la provincia di Benevento. È proprio dalle bellezze paesaggistiche che hanno preso ispirazione gli artisti? Certo, gli artisti hanno portato, raccolto e portato nelle loro opere il messaggio del recupero della tradizione. Quest'anno i temi sono staticità e dinamismo, e sono temi che affondano le radici anche nella storia religiosa di questo paese, che ha avuto un santo eremita proprio di Vitulano, e quindi anche questo aspetto ieratico, questo aspetto solitario è presente nelle sculture di quest'anno. Di Luca, che ci spiega, appunto, ci illustra la sua opera. Io ho lavorato sul concetto del dinamismo, e in qualche modo ho voluto creare questo cuscino dove ho cercato di esaltare la morbidezza della forma, e ho creato questo uovo che in qualche modo esprime il concetto di dinamismo non più come mero movimento, ma come il divenire, come il in qualche modo il un ciclo vitale che continua, che si sviluppa dalla potenzialità che un singolo uovo può avere nello scaturire la vita stessa, appunto. Quindi ragionavo su questo dinamismo in termini non più di velocità, non più di agire, ma un agire volto in qualche modo al continuare della vita, a questo, appunto, questo ciclo vitale. Gabriele, illustraci invece la tua di opera. Niente, io sono partito da una forma che già mi ispirava. Questa opera che poi ho realizzato essenzialmente è una montagna di fuoco, fuoco come elemento vitale all'interno della montagna, ma può essere anche vento, essenzialmente è l'elemento fondamentale, quello che sento più vicino quando vado in montagna, quando vedo le montagne, quindi non a livello estetico, paesaggistico, proprio lo spirito del territorio, del terreno che mi ha trasmesso questa zona appena quando sono arrivato. Quindi il tema di quest'anno, Michela, è il dinamismo e la staticità, giusto? La tua opera cosa rappresenta? La staticità. Ho preso spunto dal movimento dei mulini della zona, infatti è una zona ricca di mulini ad acqua, e ho deciso di rappresentare il movimento di due ruote dentate. Queste ruote però sono frazionate, si sono autodistrutte, fuse tra loro per un continuo movimento di scontro. E è un po' un'associazione con lo scontro ideologico
tra esseri umani, ovvero due persone che continuano a scontrarsi e alla fine arrivano a disintegrarsi, ad annientarsi. Quindi il mio lavoro volge su questo. Ho deciso di rappresentare il patrono del posto perché era un eremita che ha lasciato tutte le ricchezze e si è rifugiato nel Taburno, proprio in questa zona, era nativo di qui. E la staticità per me rappresenta la rinuncia a tutto, a tutte le superficialità e l'interiorizzarsi con se stessi. E lui è anche vecchio, anziano, quindi è più statico rispetto alla dinamicità di una persona giovane. Allora, praticamente questo percorso che noi stiamo facendo in questo momento vede l'esposizione di tutte le opere realizzate nelle precedenti due edizioni del simposio sui marmi di Vitulano. Quante ce ne sono? Ce ne sono oltre 10. Praticamente partendo dalla sinistra abbiamo un'opera con due figure alate che rappresentano appunto delle figure di fantasia, i miranti, che sono appunto delle figure protettive della valle vitulanese. La policromia naturalmente di questo marmo è visibile, per cui è inutile che aggiunga altre cose. Quest'opera ispirata a Colombo, perché quest'anno ricorrono 632 anni dalla scoperta dell'America, e quindi quest'opera è ispirata a Colombo ed è stata scelta per rappresentare questa manifestazione del terzo simposio, proprio per questa sua policromia così, così violenta. Proseguendo abbiamo un orso, perché il patrono di Vitulano, San Menna, aveva la capacità di ammansire anche gli animali feroci, per cui gli scultori del 2014, dovendo raffigurare un soggetto che avesse un'attinenza territoriale, hanno scelto appunto questa ragazza ha scelto un orso. Se torniamo un attimino in questa zona abbiamo un rondinone che mette in evidenza proprio questa policromia, che quindi questa qui è stata portata a lucido, la parte di sotto invece è stata lavorata a gradina. Abbiamo visto che quest'anno è stata scolpita proprio la figura del patrono da una delle artiste. Sì, una figura un pochino così monacale dalla postura, però molto appunto attinente a questa tradizione. Mentre quest'altra? Nell'anno 2015 invece si parlò della Dormiente del Sannio, Rosario Mainone, che è l'autore, uno scultore calabrese, ha realizzato una figura femminile che si libera dalla materia. Infatti questa parte qua dell'opera è stata lasciata così com'era, a taglio di scalpello, e questa figura femminile che emerge, che sta appunto nell'atto di compiere uno sforzo per liberarsi dalla materia. Naturalmente ci stanno delle opere che non sono oggetto dei simposi, ma che sono sempre in marmo di Vitulano. Questa è un'opera mia, Donna seduta, un nudo femminile, che praticamente mette in evidenza la serenità di questa donna e questo suo sguardo verso l'orizzonte. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Passiamo sempre nella manifestazione del 2015, un'opera di uno scultore spagnolo, Luis, che ha inteso rappresentare una maternità. Infatti noi vediamo un addome, un ombelico, e questa figura che non è più umana ma rappresenta una forma di vita che si libera dalla materia. Una lavorazione molto fine, e lo scultore è riuscito a lavorare di fino un marmo che è molto fragile.
nostri simposi hanno sempre avuto una durata dal lunedì al sabato. Il sabato vengono consegnate e poi sono oggetto di una selezione da parte di una giuria di esperti e quindi poi rimangono in proprietà del comune, che le collocherà in un museo che nel corso del 2017 dovrebbe essere pronto a riceverle tutte. Maestro, ma le chiedo, è un tempo brevissimo questo per scolpire delle opere così? Diciamo che normalmente dipende dalla dimensione del blocco. Quindi è un poco rapportato alla professionalità dello scultore, ma anche, diciamo, anche per renderle trasportabili, perché molte volte poi usare le gru non sempre è possibile per portarle all'interno. Questa invece? Allora, quest'opera qua invece è opera di una scultrice cinese. Venuta a Vitulano anche lei a fare questa gara e sempre realizzando un'opera che fosse attinente alle tradizioni locali, dove c'era una consuetudine, la fontana reale, quando le case non erano dotate di acqua corrente, tutte le persone erano costrette ad approvvigionarsi andando verso questa fontana reale. Questo determinava un corteggiamento fra le ragazze che andavano a prendere l'acqua e i giovani. E allora questa Suzuki Morimoto ha realizzato questa coppia di fidanzati ai piedi di un invaso di una fontana, proprio per simboleggiare questa tradizione. J'ai retrouvé il sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Questo è un docente dell'Istituto d'Arte di Benevento, del Liceo Artistico di Benevento, un professore di scultura, ed è l'opera che è stata decretata vincitrice del simposio del 2014, dove è rappresentato un guerriero sannita. Nell'opera poi c'è sempre questo discorso della dormiente del Sannio come profilo, e qui c'è un'aquila, quindi praticamente con tutti questi simbolismi, questa lancia, quindi ma la figura dominante è questo guerriero sannita. Proseguiamo per l'ultima, che è una figura virile con copricapo, dove i lineamenti spessi del volto appunto si intonano bene con quella che è la bardatura, il copricapo, ed è felice bella quest'opera perché potrebbe sembrare quasi una fetta di prosciutto per la policromia che sul lato destro del volto si evidenzia in questo lucido tirato a cera della finitura. Maestro, passiamo dalle opere in marmo a un'opera in ferro, realizzata in ferro per omaggiare un grande artista, Pino Daniele. Dunque, si tratta di un'opera molto particolare, perché come vede è eseguita con un materiale molto povero, e che è il ferro, però sono dei tondini di ferro che, saldati uno sull'altro, mi hanno consentito di poter realizzare questa mia idea di creare un'opera che sublimasse la figura immortale di questo grande artista. Questo grande artista, che è un uomo del sud, che è uno delle maggiori autorità della cultura partenopea e che quindi ci appartiene. Quindi ho voluto realizzare il Golfo di Napoli, dove si specchia il Vesuvio nel Golfo stesso. Il Golfo diventa anche onda, l'onda diventa pentagramma, il pentagramma contiene le prime note musicali di Napoli, è la famosa canzone di Pino Daniele che ci accomuna, che ci unisce tutti quanti, e poi da tutto questo viene fuori come una nube vulcanica, come un'esplosione vulcanica, che caccia, da questa esplosione viene fuori il genio che è Pino Daniele, il quale canta appunto Napoli è.
ma questo canto è un urlo cantato al mondo intero, a questa Napoli abbandonata, a questa Napoli trascurata da tutti, soprattutto dalle istituzioni, non solo italiane ma anche europee e mondiali, a questa Napoli che ha tanto bisogno di farsi sentire, perché è viva come viva il magma che contiene il Vesuvio stesso, in effetti, no? E poi è circondata questa immagine da che cosa? Da tre chitarre, sono le tre chitarre particolari a cui era molto legato Pino Daniele, e quindi tutta questa composizione con le chitarre, con l'immagine del Vesuvio che rappresenta tutta la Campania, tutti noi Napoli, ma anche il carattere di noi campani, di noi uomini del sud praticamente, sta a significare un'opera che vuole immortalare quest'immagine di questo grandissimo della musica contemporanea e della cultura partenopea. Napolena camminata, intervigo piezza amata, Napolena tutto un sonno, e ha fatto tutto mondo, Napolena mille colore. Questa scultura in marmo di Vitulano, che è stata realizzata in concomitanza dell'evento del simposio, raffigura un guerriero sannita nell'atto di un momento di caccia al cinghiale, che è una presenza storica della valle vitulanese, e quindi aggreghiamo la figura del guerriero e questi animali che erano presenti nella Valle Vitulanese. L'anatomia della figura, la policromia dei marmi, la lucidatura a cera mettono in evidenza la pregevolezza di questo lapidio della Valle Vitulanese. Maestro, da un guerriero sannita passiamo ad un'altra sannita, però un artista. Le opere qui esposte di chi sono? Allora, le opere qui esposte sono di una pittrice della vicina Montesarchio, Irma Servodio, che purtroppo per questioni di essendo una neomamma in questo momento non è qui presente, però chiaramente potete vedere com'è brava e i suoi lavori, appunto. Quest'anno a Vitulano un evento nell'evento, infatti, come ci illustrerà la presidente della Proloco cittadina, non solo l'estate vitulanese ma anche l'evento dedicato alla scultura. Sì, effettivamente quest'anno abbiamo deciso di mettere insieme le due cose, proprio per offrire alla cittadinanza, a tutta la valle, a coloro che verranno, uno spettacolo a 360 gradi. C'è l'estate vitulanese che è partita da martedì e si concluderà lunedì con il teatro, che ha visto coinvolti artisti e la nostra cittadinanza, quindi da gruppi di musica rock a canzoni di tipo classico, delle cover degli anni passati ed attuali. Ieri sera abbiamo avuto il Cantabimbi, quindi c'erano oltre 40 bambini che si sono esibiti ed è stato un successo. Questa sera ci sarà Tony Tammaro, domani sera la Corale del Luogo presenterà uno spettacolo di canzoni con un artista che reciterà dei versi di canzoni napoletane, e si concluderà lunedì con la Delchi, spettacolo teatrale realizzato da una compagnia di Benevento offerta della provincia. Che dire, per noi è una grossa soddisfazione organizzare questa cosa insieme al Simposio dei Marmi, siamo alla terza edizione, veramente significa dare uno spaccato di Vitulano che ci fa onore, il rilancio del nostro territorio, il rilancio del nostro paese, il rilancio
rilancio delle nostre bellezze, il rilancio delle nostre risorse. Per me è il secondo anno di esperienza come presidente della Proloco e devo dire che è faticosissimo, come ben sanno gli addetti ai lavori, però le soddisfazioni sono tante, perché effettivamente tu tocchi quella che è la nostra realtà e vedi che si può fare tanto, sicuramente si può migliorare, però comunque c'è un fermento, c'è una voglia di fare, c'è una voglia di far crescere quella che è la nostra realtà. Quindi gli artisti che sono venuti da fuori per realizzare le loro sculture ci danno onori. I marmi di Vitulano sono conosciuti in tutto il mondo, ce ne sono esempi dappertutto e quindi è bellissimo. Ci sarà poi questa mostra che ci sarà sempre nel tempo, aperta accanto lì alla chiesa della Santissima Trinità della Collegiata, e quindi è bello, è bello. Artisti, appunto, come accennava, che provengono da diverse zone d'Italia, quindi perché no, un modo anche per far conoscere Vitulano fuori dai nostri confini regionali. Certo, certo, assolutamente, ed è bello, sono iniziative che nascono, diciamo, dall'amore di personaggi, di artisti locali che in qualche maniera hanno partecipato ad altre mostre, hanno coinvolto, invitando questi ragazzi, questi giovani professionisti della scultura e che quindi regalano le loro opere al nostro paese per creare in qualche maniera una dimostrazione, un museo che raccolga negli anni ciò che è stato realizzato con i nostri marmi. Appunto, quest'anno siamo alla terza edizione, Presidente, vogliamo spiegare un po' le modalità di questa manifestazione? Allora, dell'estate vitulanese ho già parlato. Da lunedì 25 sono venuti questi artisti, si sono collocati lì nella piazza adiacente la piazza Santissima Trinità e hanno scolpito davanti al pubblico, davanti a coloro che hanno voluto vedere le loro opere, e quindi si è visto come dalla materia grezza poi in realtà venga fuori, proprio come se viene partorito un'opera d'arte in base all'idea, all'ispirazione che ha l'artista nel momento in cui conosce la nostra realtà. E quindi questo è bellissimo, è proprio veder nascere un'opera d'arte ispirata ai nostri luoghi. E la nostra passeggiata si è conclusa, non resta che salutarci e ringraziare ovviamente il sindaco per l'ospitalità, per averci dato l'opportunità di seguire queste opere meravigliose. Sono io che ringrazio voi perché siete sempre affettuosi e presenti sul nostro territorio, grazie. Non resta che invitare tutti i nostri telespettatori chiaramente a venire a Vitulano per seguire i grandi eventi che questa amministrazione promuove. Benissimo, Vitulano, un invito non declinabile. Grazie alla nostra Giovanna Di Notte che ci ha fatto scoprire questa bellissima iniziativa, e salutiamo anche tutti i cittadini di Vitulano in provincia di Benevento. Mi è arrivato anche il momento di salutare tutti i nostri telespettatori. Prima voglio andare sul viale a Salerno a salutare la nostra Alexandra. Sì, ma un saluto anche a te dal Corso Vittorio Emanuele, preso d'assalto dai turisti di ogni età. Anche questa mattina abbiamo avuto l'intervento delle persone che ci hanno riferito i propri pensieri rispetto ai temi che abbiamo affrontato in studio. A domani con un nuovo appuntamento di 8 mattine estate, sempre dal Corso Vittorio Emanuele. Buon pranzo a tutti. Alexandra, allora, anche la presenza dei tanti turisti ancora adesso conferma quello che abbiamo detto questa mattina proprio parlando di turismo, e vi ricordo che è possibile rivedere i momenti più belli come sempre già da questo pomeriggio in versione on demand sul sito www.8channel.tv, dove potete seguire 8 mattina estate anche in diretta streaming. Alle 14 vi ricordo l'appuntamento con l'informazione, c'è il TG regionale di 8 Channel. Noi ci rivediamo domani puntuali sul canale 696, sempre a partire dalle 11. Grazie a tutti per averci seguito. A domani.